Ragazzi, bentornati in un altro episodio di Mario vs Donkey Kong. Oggi continueremo i nostri livelli del primo mondo, che si chiama M1, credo, oppure Giochi Mario S.P.A. Ancora non l'ho capito, ma vabbè, si sa, sono un po' rincoglionito. Quindi direi di non perdere tempo e iniziare il livello 3. Via. Vediamo che cosa c'è in questo livello 3. C'è il solito donkey. Allora, vediamo i suggerimenti. Volteggio e salto. Va bene. Ok, quindi andiamo qua. Ok, tenendo premuto il tasto direzionale in alto fa un bellissimo salto e prendiamo il pacco regalo. Allora, beh, sicuramente dobbiamo andare a premere quel pulsante giallo. Questo è ovvio. Sicuramente cadranno anche i bidoni del rudo. Vediamo se la mia intuizione è geniale. Infatti, immaginavo. Prendiamo il regalo. Ci mettiamo con le mani. Cioè, camminiamo sulle mani. Uop! In questa posizione possiamo fare un salto più lungo. Quindi prendiamo la chiave. Ci lanciamo in questa piattaforma mobile. Prendiamo i binari del rudo e andiamo a chiudere. Cioè, ad aprire il lucchetto, non a chiudere. Fin qui tutto semplice. E vediamo qui cosa succede. Allora abbiamo un pacco blu che attualmente non possiamo prendere, ma credo di aver capito come prenderlo. Sì, credo proprio di sì. Dobbiamo prendere questo, sicuramente lanciarlo. E infatti andiamo a prenderlo. E fin qui tutto ok. Questi li possiamo anche evitare. Oh, guarda lì c'è il funghetto della vita. Adesso noi ci lanciamo. Prendiamo velocità e wop. Preso. Ottimo. Quindi adesso ci lanciamo di nuovo là sopra, perché dobbiamo andare a prendere il giocattolo di Mario. Benissimo. Lo prendiamo e voilà. Abbiamo preso il Mario, il mini Mario Toy. Il tanto desiderato Mario Toy dal nostro Donkey. Ok, abbiamo preso anche la stella, perché abbiamo preso tutti i pacchi regalo e quindi possiamo andare avanti. Ovviamente, ragazzi, torno a ripetere che siamo nel mondo del tutorial, quindi ancora i livelli, quelli seri, non li abbiamo incontrati. Ma dobbiamo farli tutti. Quindi facciamo il numero 4 e vediamo cosa c'è in questo numero 4. Allora, dunque, la chiave si trova lì. Ok, il tempo scorre. Allora, noi facciamo così. Voilà, pa. Devo prendere il regalo. Ok. Ah, guarda, c'è pure il doppio salto. Abbassarsi. Vabbè, dai, questo ci arrivavo anch'io, che mi devo abbassare. Ok, allora, ci abbassiamo. E wow! Abbiamo preso il nostro, la nostra chiave e possiamo andare qui. Sì, abbastanza semplice capire che bisogna attendere che la chiave arrivi, la prendi e la metti nel lucchetto. Vabbè, dai, questo era abbastanza semplice. Ragazzi, nulla di impossibile. Allora, vediamo cosa dice quest'altro suggerimento. Scorrimento schermo. Tieni premuto R. Attivando la modalità di scorrimento schermo, il gioco si fermerà, permettendoti di muovere liberamente la telecamera. Va bene, proviamo. Ah, ecco, così capiamo, senza perdere tempo, perché il tempo è poco, il countdown. Quindi bisogna chiaramente... Ok. Allora, dobbiamo prendere, ovviamente, il pacco blu, il giocattolino di Mario alla fine, e il pacco giallo. Perfetto, pacco giallo facile da prendere. Allora, immagino che quella scossa, cioè quella roba lì, penso che ci farà prendere la scossa, ma noi la evitiamo così. Poi andiamo a prendere. No, ho sbagliato. Preso. Mamma, col doppio salto ci abbassiamo. Ma dobbiamo andare ancora a prendere l'altro pacco regalo. E lo prendiamo così. Ora non capisco quel nemico che è messo lì. Cosa fa quel robo lì? Non lo capisco. Vabbè. Lo scopriremo più avanti. Perché cado? Perché cado? Allora. Prendiamo questo qui, lo mettiamo qui. Iniziamo a far roteare Mario. Ci abbassiamo. E prendiamo il nostro mini Mario Toy. Ok, possiamo andare avanti.
Ok, perfetto. Anche questo livello superato con successo. Ecco la nostra stellina preferita. Io direi allora di andare ancora avanti verso... cos'è quella roba? Vabbè, facciamola a questo punto. Hop, cos'è? Si parte. Vabbè, allora, io direi intanto di andare a prendere... abbiamo pochissimo tempo. Allora, andiamo a prendere subito le vite. Intanto le prendiamo. Vieni qua. Presa. Ah, ecco, adesso devo andare a prendere subito. Sta scadendo il tempo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che cosa apre questo scrigno? 3, 4, 5 vite. Spettacolo. Spettacolo. Raga, però, devo dire che il mio tempo di registrazione è terminato. Voglio fare dei video che durano poco, non superare i 10 minuti. Quindi va bene così. Vi ho fatto vedere altri due livelli, il terzo e il quarto. Quindi, raga, io vi saluto e vi invito a seguire il prossimo video che arriverà probabilmente domani sera. Quindi non mancate, se riuscite mettete un like, iscrivetevi al mio canale, fate qualcosa per farmi migliorare, perché sono veramente scarso come youtuber, ma solo voi potete farmi migliorare. Ciao belli, alla prossima!